Ciao a tutti, ben ritrovati. Il solito Corriere della Sera ieri intervista Emanuele Mazzilli. È un ingegnere informatico che lavorava per Facebook, che adesso negli ultimi 10 mesi, dopo aver lasciato il suo lavoro in California, si è occupato della piattaforma Rousseau insieme a Davide Casaleggio. Nell'intervista racconta la sua storia professionale. Cosa ha fatto per la piattaforma Rousseau e cosa intendono fare. È un ex ingegnere di Twitter e di Facebook, si è occupato di applicazioni mobile e ha lasciato il suo lavoro per questa esperienza in Casaleggi, in Rousseau, durante la quale spiega, negli ultimi 10 mesi, ha riscritto da zero le 14 funzioni della piattaforma già esistenti. Ora, 10 mesi per riscrivere 14 funzioni di quel tipo, che sono il voto, sono la proposta, la possibilità di scrivere leggi, proporre leggi, emendare leggi, insomma, una serie di funzioni molto, molto complesse anche da disegnare tecnicamente, lui sostiene di averle fatto in 10 mesi. Ora, non è possibile, 10 mesi non sono un tempo minimamente sufficiente per fare questa operazione. Questa è una piattaforma che, ricordiamo, è stata sviluppata nel corso di 10 anni, male, ma nel corso di 10 anni. Inoltre, le web app non sono, le web application non sono non sono ciò di cui si è occupato Mazzilli nella sua carriera professionale. Lui si è occupato di applicazioni mobile. Sono due ambiti, tecnici diversi che hanno, insomma, regole, tra virgolette, diverse. Si può passare da una all'altra, ma è difficile che se tu hai avuto un'esperienza professionale in quel settore, riesci in così poco tempo a trasferire la tua competenza su un settore, diverso. Quello che probabilmente è stato fatto è una revisione del codice e una sostituzione delle parti più delicate, come il sistema di accesso effettivamente che è stato cambiato, ma riscrivere da zero, come dice lui, la piattaforma Rousseau è veramente, veramente impossibile. Parla però di un fatto molto interessante, e cioè del futuro della piattaforma Rousseau. Loro dicono che hanno studiato il sistema di login, di accesso, affinché possa essere utilizzato anche per accedere ad altri servizi. Fa l'esempio di Facebook. Tutti noi utilizziamo Facebook, lo possiamo utilizzare quando si può per accedere ad altri servizi, per esempio il login a Repubblica, non so, il login all'applicazione che scarichiamo sul nostro telefono, quando dobbiamo registrarci utilizziamo la registrazione di Facebook, perché dicono non abbiamo utenti certificati col documento, si può usare anche per altro. Ora, a me la prima cosa che viene in mente è il servizio Speed. La domanda è: Casaleggio vuole diventare un provider del servizio Speed con la piattaforma Rousseau? Non vedo altre possibili applicazioni profittevoli per la piattaforma se non questa. Sarebbe una cosa veramente, veramente molto grave. Questa intervista è molto interessante perché, oltre a queste due cose che abbiamo visto, dice c'è una terza. Racconta Mazzilli che hanno un sistema di log, cioè di registro molto puntuale sulle operazioni che vengono fatte sulla piattaforma Rousseau. Quindi ogni accesso al database, ogni operazione che viene effettuata viene registrata. E qua si tradisce un po', perché se è così veramente precisa, allora magari tengono un registro di che cosa, del fatto che tengono una voce di registro con un utente effettua un voto e magari una voce di registro per tenere traccia di che voto è stato espresso. Magari sono due separati e tra due registri separati e tra di loro non c'è un legame diretto dell'utente che ha espresso il voto, però se sono, per esempio, nell'ordine cronologico entrambe le registrazioni, se so che a quell'ora è stato effettuato un voto e so che a quell'ora io ho effettuato un voto, a quel punto è molto facile risalire a chi ha espresso un determinato voto, e quindi verrebbe meno l'impegno che ha preso col garante di evitare questa pratica. Vedremo, non abbiamo purtroppo il codice, non sembra che lo avremo perché l'operazione trasparenza di cui parlano
Open Engineering sembra che riguarderà soltanto l'applicazione, ma staremo a vedere, ovviamente lo commenteremo. Io vi ricordo i miei canali social, mi trovate su Twitter, Telegram, Facebook, Instagram con il nome utente Marco Canestrari, il mio sito internet, mi trovate su tutti i podcast, le piattaforme di podcasting, il mio sito internet è marcocanestrari.it, dal quale potete iscrivervi alla mia newsletter settimanale. Ogni sabato vi mando un elenco, un riassunto di quello che ho scritto, quello che ho letto. Grazie e a presto.